Io non ho parole, non ho parole perché non mi sono visto solo l'Inter, mi sono visto anche l'altra sfida, 4 a 4, 4 rigori, 2 per parte, e poi ho visto l'Inter dove, quando hai un problema fisico con Handanovic, che viene sempre criticato, che sbaglia in questo, che ha sbagliato in questo campionato, ed è giusto criticarlo perché ha sbagliato, ma quando ti manca, e ti subentra un portiere che non ha mai giocato una volta in campionato e poi ti fa una papera stile Buffon in Serie B, poco da fare. A questo punto pensi, se avessi avuto Handanovic, perché le critiche ad Handanovic sono state tante quest'anno ed è anche giusto che sia così. Però quando non fai mai giocare un portiere, quando non lo schieri neanche in Coppa Italia, per quanto magari il tuo percorso in Coppa Italia è stato tanto, se non sbaglio, non so se l'ha giocato in Coppa Italia, non mi ricordo. Forse sai che il campionato ha fatto la sua prima presenza, ragazzi. Quando un giocatore gioca poco, quando un portiere gioca poco, la fiducia, gli stimoli, la sua consapevolezza viene anche a mancare. Un Inter che, partendo dall'Inter, perché poi dall'altra partita c'è tanto da parlare anche. Un Inter che non approfitta, il famoso recupero che è l'Inter una partita in meno, è l'Inter una partita in meno, alla fine non ne approfitta, rimane ufficialmente adesso prima il Milan in classifica, a più 2. Un Inter che parte forte e lo fa con un giocatore che quest'anno non ce n'è, cioè quest'anno non ce n'è, ragazzi, quest'anno Perisic è devastante. Avete visto la rimessa laterale? Cioè lui gironzola, va giù, poi sale, si va per il pallone, lo tiene, fa un tunnel a Baros spaventoso, col mancino batte Skorupski sul primo palo. Che gol pazzesco ha fatto Perisic! Che gol pazzesco ha fatto Perisic! Pazzesco. Un Inter che poi ci prova anche con Di Marco che tira e Skorupski comunque non riesce a bloccarla perché il tiro è forte in due tempi. Sulla ribattuta Lautaro Martinez da lontano la spara alle stelle. Un Bologna che comunque bene o male è ordinato e ha avuto veramente poche, ma poche occasioni. Primo tempo, la prima occasione che ha la sfrutta perché Arnautovic, che è una grande punta, palla per Arnautovic, lui se ne va a piare il pallone, difende, diciamo, il pallone, scarica per Theat, Theat allarga per Barrow, nel frattempo Arnautovic, ragazzi, va in area di rigore, Barrow fa un cross bellissimo, lì non se lo prendono, Arnautovic passa cioè, da dietro, passa avanti a Di Marco, che lo anticipa, poi la stazza, la fisicità anche è diversa, e trova il gol dell'1-1, dove lì magari Radu non ha colpe. Nel secondo tempo ci prova un po' l'Inter, no? Con qualche strappo dello stesso Di Marco, con qualche azione importante dove è arrivato più volte al tiro Di Marco, dove molte volte è stato ribattuto, murato, una volta se non sbagliato alto, spalla traversa neanche di poco, ma ci ha provato anche con Lautaro Martinez, un tiro in controbalzo, però forse quello sul primo tempo, un pochino ci ha provato, ma non è stata la solita Inter che abbiamo visto recentemente, un Inter un po' più stanca, forse non abituata a fare una partita in più in settimana, non lo so. Fatto sta che non è stato un Inter irresistibile, e gira che ti gira, comunque non riusciva a sbloccarla, la teneva sull'1-1, un po' di nervosismo, un po' di agitazione a fare questo gol è arrivato, tanto che poi a retropassaggio per Radu, ragazzi, Radu liscia completamente il pallone e Sansone a porta vuota ringrazia e fa il gol del 2-1. Nel finale c'è un forcing dell'Inter, prova almeno a pareggiarla. Mi ricordo un tiro di D'Ambrosio salvato sulla linea di porta, quindi un'occasione molto ghiotta quella dell'Inter. E qualche falcata di Sanchez, qualche cross dove Dzeko ci ha provato, però non è arrivato il gol. Non è arrivato il gol e ragazzi, l'Inter fallisce una clamorosa occasione perché, ripeto, se prima il destino era nelle mani dell'Inter perché aveva una partita in più e se le vinceva tutte avrebbe vinto il campionato, adesso il destino è nelle mani del Milan, perché se il Milan le vince tutte, l'Inter non vincerà il campionato. Poi, l'abbiamo già detto mille volte, il calendario del Milan è più difficile rispetto a quello dell'Inter. Ma attenzione, il Milan ha il calendario più difficile perché ha le squadre più difficili, ma il Milan con le squadre forti e difficili si esalta, ha sempre più vinto. Il Milan quest'anno ci ha abituato a perdere più punti con le piccole e non con le grandi, attenzione. E l'Inter, col Bologna che non si giocava più nulla, comunque per il cuore, per la grinta, per il suo allenatore Siniša Mihajlović, dà l'anima e si porta a casa questi 3 punti fondamentali. Ma il Bologna non era semplice, perché aveva fermato già il Milan a San Siro, aveva già fermato la Juventus allo Stadium con 2 pareggi e oggi ferma anche l'Inter al Dall'Ara. Cuore di questa squadra, cuore, grinta, anima. E si porta a casa 3 punti importanti. L'Inter ora c'è l'Udinese che non scherza perché ha battuto la Fiorentina 4-0 oggi, che non vi ho parlato il post partita perché eri in live, ma ha vinto 4-0 l'Udinese, quindi non sarà una partita semplice.
E poi c'è le partite con delle neopromosse, cioè con delle squadre in zona retrocessione, quindi non è semplice. Per quanto può essere più semplice, il calendario dell'Inter non sarà semplice. Noi vedremo delle belle e lo scopriremo. Passiamo invece all'altra partita, Atalanta-Torino, 4-4, abisso da 4 rigori, 2 per parte, pazzesco, pazzesco veramente, tanti, tanti rigori dove secondo me sicuramente uno non c'era. Uno non c'era, gli altri tre puoi darli, due puoi darli come no, dipende dall'entità del contatto e l'arbitro ha deciso di darlo. E poi beh, l'ultimo dell'Atalanta, rigore netto, perché se non sbaglio Zima, braccio largo, quindi nel senso è giusto dare quel calcio di rigore alla Dea. Quello che non c'era secondo me di rigore, ragazzi, è quello dell'1-1 del Torino, può essere? O dell'1-1 del Torino? Non mi ricordo, ci sono stati così tanto gol che adesso faccio fatica, poi seguendo anche l'Inter è un po' sfasando. Comunque il rigore per l'Inter, Freuler butta per terra Sanabria, quello non è mai rigore, quello ragazzi non è mai rigore, ve lo posso garantire, non c'è contatto coi piedi, è solo una mezza spinta dove quei rigori non si danno mai. E lì è un errore dell'arbitro, ha visto, infatti anche lo stesso Luca Marelli ha detto che era molto dubbioso come rigore. Comunque... Se non sbaglio passa in vantaggio il Torino 1-0, ragazzi, dove appunto fa questo gol. No, in realtà passa in vantaggio l'Atalanta. Cosa sto dicendo? L'Atalanta 1-0, col gol di Muriel, un rigore abbastanza tranquillo, centrale, dove... No, ragazzi, sto facendo confusione. Fa gol il Torino 1-0. Fa gol il Torino 1-0. Su quella palla in profondità di Singo, dove Praet si libera forse un po' in modo sporco, però l'arbitro lascia perseguire e non dà il fallo. Praet dà la palla al centro per Sanabria, che a rimorchio trova il gol dell'1-0. E ok, adesso ci stiamo. Poi pareggia la Dea 1-1 su quel calcio di rigore col contatto Rodriguez-Zappacosta, può essere comunque un contrasto che ci può stare dal rigore, e Muriel trasforma con 1-1 battendo il rigore centrale, lo stesso Muriel che poi fa l'assist battendo il calcio d'angolo a rimorchio, non in area di rigore ma fuori leggermente dal rigore per De Ron, che poi ragazzi tira una stecca, De Ron assurda, di prima intenzione, una bordata, gol bellissimo di De Ron, bellissimo, e trova il 2-1 addirittura, il 2-1. E poi il Torino, zitto zitto, ragazzi, fa due gol su rigore di fila, sempre Lukic, seconda doppietta consecutiva. Due rigori dove entrambi Musso para, perché Musso para, intuisce, cioè no para, cioè Musso intuisce, sono un po' cotto questa sera, Musso intuisce gli angoli dei rigori del Torino di Lukic, ma non la prende perché comunque sono ben angolati, sono ben indirizzati. Il primo non c'era, ve l'ho detto, ve lo ripeto, sicuramente non c'era come rigore. Il secondo calcio al Torino già ci poteva stare perché il contatto c'è, caviglia con piede con caviglia, quindi quello lì poteva anche essere assegnato. Poi è un po' sfortunata la Dea perché sul quarto gol c'è l'autogol di Froiler, una palla messa tesa al centro, Froiler cerca di intercettare il pallone, il problema è che intercettando il pallone la palla si va a imbucare nella sua porta, e quindi c'è l'autogol di Freuler. 4-2, sembra una partita morta, sembra una partita massacrata ormai, dove Torino basta che gestisce e se la porta a casa, e invece alla fine no, perché Gasperini butta dentro anche Pasalic, assist di Muriel in profondità filtrante per Pasalic, che davanti al portiere uno contro uno non sbaglia, batte Milinkovic-Savic il portiere, e poi arriva il gol del 4-4, ripeto, dove c'è il braccio largo, quindi giusto dare il calcio di rigore, e Muriel di nuovo trasforma, spiazzando questa volta Milinkovic-Savic, angolando il tiro e non tirando la centrale. Tanti episodi arbitrali in questa partita qua, tanti tanti tanti, però lo spettacolo non è mancato. 8 gol, non è mancato lo spettacolo, sicuramente sì. Anche l'Atalanta però va detto, ragazzi, che non ne approfitta. Non ne approfitta perché poteva comunque con una vittoria superare Fiorentina e Lazio in un colpo solo e comunque insidiarsi nel posto Conference League. Sì, ha fatto un punto, guadagna un punto sulla Lazio, guadagna un punto sulla Fiorentina, guadagna anche un punto sulla stessa Roma, ma una vittoria avrebbe fatto sicuramente più la differenza. E niente ragazzi, vedete che il video può finire qua, quindi lasciate un bel like se il video vi è piaciuto, commentate questi due commenti, fatemi sapere voi appunto cosa ne pensate di queste due partite pazzesche, soprattutto
di Atalanta, Torino, che 4-4, però fatemi sapere anche del clamoroso risultato al Dall'Ara 2-1 Bologna. Ditemi un po' la vostra su queste due partite qua, e soprattutto ragazzi, anche se vi fa piacere, mi raccomando, iscrivetevi al canale, che è importantissimo, non costa nulla più di tanto, basta che fate clic su iscriviti, e siete iscritti, se costi nulla mi spero così, se lo fate vi ringrazio di cuore, che per me è fondamentale. Condividete i video con i vostri, mi dovete iscrivere anche loro, e attivate le notifiche così non perdete i prossimi video. Passate anche sotto al link, si trova la barra di questi channel, qui dove anche tutto. Bella!